Il 9 aprile del 2022 il calcio Catania è stato dichiarato fallito. Non sono qui oggi a fare il funerale a una non morte. Il calcio Catania non è morto, il calcio Catania ripartirà, riprenderà il suo nome, ricomincerà, giocherà nella categoria in cui lo faranno giocare, tornerà a giocare in C, probabilmente in B, se sarà bravo, tornerà a giocare in A e spero che i catanesi ben presto abbiano un club di cui essere fieri. Il problema è un altro. Dal 2011 ad oggi, come testimonia Calcio e Finanza, sono stati 76 fallimenti di società di Lega Pro e 465 punti di penalizzazione. Il problema rimane alla base della piramide del calcio italiano, che è una piramide che non ha senso per come è strutturata. Ne parlo nel video di oggi. Buongiorno e benvenuto a questo nuovo video. Mettete like se vi piace il contenuto, oggi è un tema molto dibattuto su cui ognuno ha la propria opinione, ma su cui cerco di dare dei punti di riferimento chiari. E ovviamente iscrivetevi al canale se capitate qui per la prima volta e ricordatevi di attivare la campanellina, siete in pochi con la campanellina attivata, vi vedo, mi raccomando, attivare la campanellina. Ora, il tema odierno è molto più legato alla piramide del calcio italiano che non alle singole categorie, perché ho come l'impressione che si vada sempre da noi ad affrontare il tema delle riforme del calcio italiano in maniera singola, la Serie A, poi la Serie B, la Serie C. Partiamo da un fatto: ci sono tre errori clamorosi, secondo me, che sono stati fatti dal calcio italiano negli ultimi 20 anni. Il primo, nel 2003-2004, anche lì, caso Catania, la Serie A passa a 20 squadre. La Germania, che ha un sistema economico ben più sostenibile, ne ha 18 nel primo livello e 18 nel secondo. Noi coerentemente dovremmo fare 16 e 16. Non ce ne usciamo. La Germania sostiene la Serie A e la Serie B, la Bundesliga e la Zweite Bundesliga con lo stesso sistema di diritti TV per dare continuità al business. Da noi esiste ancora il sistema fallimentare del paracadute. Non ce ne si esce. Bisogna andare in questa direzione. Secondo errore, la divisione tra la Serie A e la Serie B. Questa forma di divisione è distruttiva. Se voi andate a vedere cosa accade alle società che giocano i playoff in Serie B e che non riescono a risalire immediatamente, il fallimento è quasi annunciato, il ridimensionamento quantomeno è quasi annunciato. È una cosa che succede molto 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 spesso. Ridimensionamento e magari retrocessione in Serie C. Purtroppo è quel che accade e quel che continuerà ad accadere. E il terzo errore. Quando nel 2013-2014 la Serie C passa da 90 a 60 squadre, in realtà pare fare una buona cosa, ma fa l'errore più grosso, quello di togliere un livello. E togliendo un livello, di fatto appiattisce lo schema di contatto tra la Serie D, il dilettantismo, e la Serie B. La Serie B è una categoria che garantisce dai 5 ai 7 milioni all'anno di diritti TV. E tra diritti TV, mutualità, ed esserci è un vantaggio, è un valore per le squadre. E questo non può essere trascurato. Il tema vero non è tanto quello di quante squadre, come le facciamo giocare, facciamo i playoff, non facciamo i playoff. Il tema vero della discussione, la centralità della discussione è sul valore sportivo del giocare in Serie A, del giocare in Serie B e del giocare in C1, C2, D. O tutte le categorie che si possono susseguire. E il secondo grande tema è quello della fiscalità. Come vengono trattate dal punto di vista fiscale le squadre di A, B, C e D? Questi sono i due veri temi se si vuole una piramide del calcio sostenibile e se si vuole parlare a ragion veduta di quel che deve essere il calcio. Ora vedete, con una piramide schiacciata accade quel che accade dopo il fallimento del Parma. Venne stabilita una cifra, ma la cordata che poteva salvare il Parma e restare in Serie B ritenne più vantaggioso ripartire dalla Serie D e giocare 2 anni a vincere in D e poi in C e poi in B per ritornare in B nel giro di 2 anni. Era meglio ripartire da zero
piuttosto che salvare la società lì. Non ne faccio una colpa a nessuno, è un calcolo imprenditoriale chiarissimo. Perché devo spendere 20 milioni per salvare un club quando posso fare due stagioni a 5 e ritornare lì e ritrovarmene di fatto in cassa 15 se ce li ho da reinvestire nella categoria? E quel Parma fu un grande progetto perché tornò poi in Serie A. Ma il problema è questo: se nel momento del fallimento la distanza tra il punto del fallimento e il punto di ripartenza è troppo abbreviato, il valore sportivo di chi fallisce è pari a zero. Non c'è alcuna ragione per salvare quel club, non ce n'è alcuna di ragione. Ed è per questo che la piramide del calcio italiano deve essere strutturata in maniera molto più ripida. Io immagino ad esempio una A a 16, un secondo livello a 16 e poi un livello di due gironi da 16 e poi quattro gironi da 16, in modo che ci sia davvero una distribuzione e che si arrivi magari ad un poi livello da 8 gironi e poi un livello da 16 gironi e staremmo già ristrutturando un campionato su una base molto molto più diluita. È fondamentale che si arrivi a questo ed è fondamentale che chi investe abbia la sensibilità di capire che una cosa è investire in un capoluogo di provincia dove hai un bacino provinciale su cui puntare e una cosa è investire in un comune, perché si dice sempre che l'Italia è il paese dei comuni e campanili, ma calcisticamente io contesto questa definizione, perché investire su un capoluogo di provincia significa investire su un bacino provinciale, investire su un comune significa che stai investendo su quel comune e che quelli del comune in parte già ti odiano. È chiaro? Il come ti chiami, il riferimento culturale e il riferimento alle province italiane dopo anni di strutturazione anche politico-amministrativa dell'Italia su base provinciale crea un'appartenenza. Crea un'appartenenza. E quindi sono i bacini provinciali a fare la differenza se si vuole andare a investire. Questo perché? Perché i ricavi da stadio, perché gli investimenti che si possono fare, perché il riferimento anche di chi fa una sponsorizzazione dal punto di vista emozionale dell'esposizione del brand è fondamentale. E questo porta più soldi in entrata. Altrimenti ci ridurremo a quel modello che un imprenditore avventuriero anni fa, acquistando una società, esprimeva ad una cena che venne anche ripresa dai telefonini e nessuno si scandalizzò. Questo imprenditore diceva ai commensali: noi mettiamo 2,5 milioni di cui non si capiva bene la provenienza, li investiamo, siamo in Serie C, siamo bravi, saliamo e l'anno prossimo abbiamo 6 milioni di diritti TV dalla Serie B. Ebbene, è chiaro che c'è un'avventura e questi 2,5 milioni li potevano investire in una vera città, in una grande provincia, in un piccolo comune, in un campo comunale, qualsiasi. E questo è possibile fare nel momento in cui tu risali e non hai una piramide sufficientemente strutturata. Questo è il grande problema del nostro calcio oggi. La Germania ha appena varato un campionato di terzo livello a girone unico. Poi, attenzione, ci sono problemi geografici evidenti, ma di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di bacini d'utenza e di sostenibilità e allora dobbiamo parlare di una piramide che sia sufficientemente strutturata. Poi i casi Chievo, Sassuolo, Cittadella, Chiavari, che potrebbero chiamarsi tranquillamente Verona, Padova, Reggio Emilia o Modena e Genova, saranno sempre all'ordine del giorno perché esistono ovunque, ma deve esistere una piramide che venga strutturata e che ammetta le società in un determinato modo affinché queste società possano fare calcio in maniera sostenibile. E la sostenibilità sono i bacini di utenza. E i bacini d'utenza sono la passione della gente, nient'altro. Bacino d'utenza vuol dire gente allo stadio, vuol dire non fare una cosa in piccolo. Uno dei problemi del nostro calcio è che noi abbiamo un paese con aziende molto sviluppate e su piccole realtà comunali. E se domani
l'imprenditore nella piccola realtà comunale decide di dare il nome alla squadra di un paesino di 3.000 abitanti, questo imprenditore sta al contempo tagliando fuori un grande bacino provinciale, legandosi ad un nome che non crea appartenenza e togliendo e distogliendo i fondi che riceverà meritoriamente per meriti sportivi dalla passione della gente che invece non si riconosce in un progetto che è puramente suo, che è un progetto puramente egoistico di chi fa calcio sotto il campanile anziché farlo dentro una grande provincia. Bacini d'utenza fondamentali e strutturazione della piramide, perché l'importante è dare valore al titolo sportivo. Oggi il grande problema del calcio italiano è che il calcio italiano non dà valore al titolo sportivo e da quando non esistono più la C1 e la C2, il titolo sportivo ha perso ulteriormente valore perché stringendo la piramide del calcio si è favorito l'avventurismo di chi si può permettere di gettare soldi per una o due stagioni tentando il grande salto nelle categorie che garantiscono un certo tipo di ritorni in termini di TV, sponsorizzazioni e altro. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, spero che presto si arrivi ad una riforma del calcio italiano nella direzione auspicata. Grazie, buona giornata a tutti e a presto.